ancora. Vai, dai. No. Accendi, accendi, accendi. Fai poggiare col muso alla pianta, vedrai che non si sposta. Occhio, occhio al cavo! No, stai lì che sei in discesa, così fai un filo di roba. Dov'è mio figlio? Stefano! Tira avanti. Devi drizzarti. O ti metti da taglio nella pianta. Ecco, sta sul taglio. La tira di dietro la tira prima. Ho capito, quando ce l'hai qua che cazzo cambia? Devi fare due tiri, ma così basta che tengo ferma quella là, la tira fuori, invece ce l'ho 54 quintali. Non è che c'è le marce dentro? No! Devi tirarla dritta comunque. Occhio al cavo! Eh? Non ricordano niente queste giornate. No, no! Sì, ho capito, ma la tira fuori anche così, il problema? Sì. Ho capito, dietro c'è una pianta, prende una strop, lega la macchina alla pianta e la tira. Sì, però, sì, ho capito. Ma il problema è questo qua, quando l'hai tirata fuori e l'hai messa qua, puoi ancora pirla come prima, perché intanto se non girano le ruote, tirarla fuori da qua, non ce la fai con la macchina. No, allora, se tu la porti qua, la porti lì, quello col defender va di là, e allora se la metti là e te la porti fuori dai coglioni di là. Rampi la pianta là, ragazzi, qua e la fine di traverso. Cosa?
mettere. Ah no. Io ho sposato. C'hai quelle due porcioli lì? Ti appoggi con il muso delle due porcioli per prendere il porcello. Vedrai che viene fuori. Però ti devi appoggiare. Vai, Olli, adesso quello lì va a tirare quello là. Poi arriva quello là che tira quello lì. No, no, toccavi in mezzo, Mauro? Eh? Toccavi sotto? Io ho tolto il quadrato. Questo è buono. Poi c'è una roba. Cioè, questi li provo. Questi li provo, vedi da lì. Ah, oggi li ho lì. Oggi sono fatti tuoi. Ho preso un paiero da 28 quintali.
Così, così. Se lo lascia dentro perché non è un po' di roba. Sorridi? Abbiamo urlato presto. È un'ora che sei lì così, quante foto hai fatto? No, io sto filmando. Ah, addirittura? Ah, perché sei avanti. Se no, scusa. Ah, ho capito. Guardi!